In questo tutorial andremo a creare la nostra prima operazione tramite Ansible sui nostri server. Saranno operazioni semplici, poi appunto vedremo cose più nei prossimi tutorial vedremo cose più complesse come installare programmi, eccetera, eccetera. Quindi, per prima cosa, qui creiamo una nuova cartella chiamata Playbooks. Dentro playbooks andiamo a creare un file di Yelmo, possiamo chiamarlo come vogliamo, per intenderci, più avanti, tipo quando installeremo dei programmi, potremmo chiamarlo appunto Apache o quello che volete, insomma. Siccome questo è solo una prova, possiamo chiamarlo test.yml. Una volta fatto andiamo a definirlo. Ok, vado a copiarmi perché io questa operazione l'ho già fatta. Ok, allora andiamo a mettere le tre linee che appunto nei file Yelmo sono quelle di separazione, quindi tre volte meno. Poi andiamo a mettere lost name. Qui se mettiamo all andiamo a operare appunto su tutti i nostri host name. Se mettiamo i nostri host name che sono appunto divisi qui, i nostri host che sono appunto divisi qui, qua abbiamo, nel mio caso li ho divisi per production e development, quindi se qua metto development andrà a compiere l'operazione solo sulle VPS di development, su production appunto andrebbe a farle su queste due. Per adesso facciamo all, quindi su tutte, quindi sia production che development. Poi fatto questo andiamo a scrivere, scusate, qua non è host name ma è host con la S, host all. Poi qua andiamo a definire le task sempre al plurale, due punti. Qua andiamo a creare la nostra task. Allora con il, anzi il campo name lo mettiamo dopo. Ora andiamo a mettere solo command, due punti, host name, e andiamo a vedere appunto cosa succede. Per farlo andiamo nel nostro terminale, all'interno della nostra cartella, lanciamo il comando ansible meno playbook spazio appunto la cartella playbooks e il nostro file, nel nostro caso test.yelmo, lo lanciamo. Come vedete play quindi vai ad operare su tutti, la task è gathering facts, il comando è appunto stato lanciato e appunto il comando era quello di far stampare qua a video appunto il nome nel nostro caso l'IP dei nostri host. Come vedete qui dice ok, vuol dire che quindi sono state tutte raggiungibili, l'operazione ha avuto buon esito, unreachable 0 quindi vuol dire che è stata raggiunta, altrimenti sarebbe stato unreachable 1, failed 0 vuol dire che quindi l'operazione è andata a buon fine e appunto qui vedete play all, quindi ci dice vai a giocare a operare su tutte le macchine, quindi play all non è nient'altro che questo e appunto adesso vedremo qua dove c'è gathering facts perché andremo a cambiarlo, basta scrivendo name due punti, mandiamo command sotto. E qui possiamo scrivere il nome di riferimento della nostra operazione. Nel nostro caso possiamo mettere mostra name server. Quindi ora andiamo a rilanciare l'operazione. Come vedete qua in task è uscito mostra all.
name server, quindi niente getrefx, riassunto appunto dei fatti. Qui ci mostra il nome della nostra operazione e qua come abbiamo appunto ci fa un recap, quindi un riassunto dell'operazione, ci dimostra che si è andata appunto bene, eccetera. Ad esempio, ora io vado a spegnere una VPS in modo da vedere quando una VPS non funziona. Allora, shutdown, ok, ora ho spento il mio server numero 3. Come vedete qua è ok. Andiamo a rilanciare l'operazione. Appunto ci dice che una VPS è irraggiungibile, le altre due sono state raggiunte. Come vedete qui ci dice unreachable one e ok 0. Qua ci mostra appunto il nostro titolo. Se lo cambiamo possiamo, quindi ricordate, il name è solo un nome di riferimento che serve appunto a voi per comodità, per a sapere l'operazione che siete andati a comandare. Fatto questo, faccio un attimo ripartire il mio server 3. Proviamo andare a cambiare appunto l'host, proviamo mettere solo development, così vedremo che l'operazione che abbiamo impostato andrà come vedete qua, ha operato su tutte e tre le nostre macchine. Ora la rilanciamo e dovrebbe andare ad operare solo su una macchina, quella presente in development. Come vedete, play development, non più all, e infatti andrà ad operare solo sulla nostra macchina con l'IP che finisce per 59.1, perché se andiamo a vedere in host è quella presente in development. Se mettiamo production, ovviamente dovrebbe farcene vedere due. Questa è una cosa che non so, ma che provo solo ora. Proviamo a mettere, ma non credo funzioni. Proviamo forse così, come avevamo visto nel tutorial precedente. Esistono anche dei comandi appunto per in questo modo, diciamo, mostraci tutte quelle diverse da production, quindi dovrebbe stamparci solo i dati di una VPS, quella di development. Vediamo se funziona questo comando. Lo sto tentando ora, quindi no, ok, quindi questo comando non funziona qui. Come vedete, skipping, no host matched, quindi niente, funziona solo da console di comando. Proviamo a mettere l'IP. Questa le sto provando anche in tempo reale, quindi sappiate che non so come funzioni, vediamo. Ok, mettendo l'IP funziona. Proviamo a mettere un IP incompleto con l'asterisco, vediamo che fa. Dovrebbe stamparle tutte e tre, perché tutte e tre vanno con 192.168. Quindi ora rimettiamo a production. Proviamo a mettere l'apostrofo davanti per dirgli che deve essere diversa da production. Guardiamo se funziona. No, non funziona. Ok, fatto questo test, passiamo a proviamo a stampare ad esempio il disco libero, cioè la RAM, quanta RAM abbiamo. Quindi gli diamo un titolo, mostra RAM, stato RAM, stato RAM oppure stato memoria, memoria RAM. Qui non usiamo command, ma usiamo debug e usiamo un debug per la RAM. Anzi, prima di andare subito qui, facciamo così, mettiamo development, che andiamo a operare solo su una VPS, così è più chiaro. Ora guardate bene che succede. Come
Come vedete qui ci ha stampato i dati della nostra RAM e ce li ha stampati in formato JSON. Quindi se vogliamo vedere lo stato dell'app della nostra memoria real, lo stato che quanta ne è usata, non ci basta che andare qui e appunto dopo mb mettere real e qui dovrebbe stamparci solo questo blocco, proviamo a lanciarlo. Come vedete, ci ha stampato appunto solo il blocco free o solo il blocco real. Ora vogliamo vedere quanta RAM abbiamo usato, quindi a real gli mettiamo used. Rilanciamo. E come vedete qua abbiamo solo la riga used 326. Creiamo un secondo debug per vedere invece l'app usata, la memoria libera, però stavolta facciamo in modo diverso. Come vedete qui abbiamo fatto debug due punti var uguale, possiamo anche impaginarla così con var due punti, quindi debug due punti a capo var due punti e dopo real mettiamo punto free, quindi lanciamo. Ok, errore, perché errore? Ah, ok, non ho messo la B qua debug. Ok, rilanciamo. Ok, qua ci ha stampato quella libera. Ok. Se invece vogliamo stamparle tutte e due dobbiamo mantenere l'ordine nello stesso modo. Quindi riproviamo. È stampato quella libera, ma non c'è più stampato quella usata, ma comunque vediamo perché. Ok, comunque se vogliamo stampare entrambe le variabili possiamo usare un secondo modo. Allora, name, mostra messaggio stato RAM, quindi creiamo questa seconda azione. Una volta fatta scriviamo debug due punti e qui mettiamo msg aperte virgolette. La RAM usata è, copiamo questa nostra variabile qua, la mettiamo nelle due all'interno di due graffe, mentre la RAM libera è anche qui due graffe. Incolliamo qua invece che use it, mettiamo free. Come vedete, diciamo chi ha dimestichezza con Python vede che appunto possiamo mettere queste variabili all'interno di una frase, di una stringa, basta appunto mettere le due graffe. Ora andiamo a stamparla. Ok, come vedete qua è uscito il messaggio, la RAM usata è 325 mentre la RAM libera è 660. Possiamo mettere MB per essere più chiari, MB, MB.
E questo appunto, qui avete visto appunto un esempio abbastanza interessante di come funziona Ansible. Appunto, ci sono questi dati inviati tramite formato JSON che poi possono essere letti, e appunto potete definire ogni azione appunto tramite il name, e appunto poi quando opera lui vi stampa appunto la situazione. Qua vi stampa l'azione, qua l'altra azione che abbiamo fatto, qua l'altra azione ancora, e qua vi mostra appunto un riassunto, se ha funzionato o non ha funzionato, eccetera eccetera. Ora qua rimettiamolo su all, la facciamo andare su tutte queste operazioni su tutte e tre le macchine. Vedete, la nostra macchina numero 1 ha meno RAM libera rispetto alle altre, quindi la BPS 1, questa qui sta usando più RAM, e tutte e tre sono andate a buon fine, e niente. Poi comunque, andando sul sito di Ansible, trovate appunto tutte le varie, o facendo le ricerche su internet, trovate varie task da poter operare. Tecnicamente dovreste poter operare tutte le task che solitamente si possono fare da riga di comando. Poi nei prossimi tutorial vedremo meglio. Ma finiamo con un'ultima task che ho trovato. Dove fa stampare un JSON. Dove ho trovato un JSON molto, molto lungo, dal quale potete estrapolare molti dati. Ultima prova, la chiamiamo. Qui mettiamo un debug var. No, qua proviamo con il var a capo, che prima aveva dato problemi. Allora, debug var, andiamo a copiare questo comando, che è ansible fax, vediamo che combina. Aspettate, vado a mettere in development, non in all, perché così lavoriamo solo su una VPS, altrimenti viene un po' confusa, perché abbiamo troppe cose a video. Ok, vedete questo mega JSON che ha stampato, qua trovate molti dati. Appunto, qua da qua potete ricavare anche lo spazio disco, eccetera. Probabilmente ci sono anche altri comandi che non ho ancora trovato. Però appunto, come abbiamo fatto prima per la RAM, mettiamo di voler avere accesso al data time. Non ci basterà far altro che fare ansible fax punto data time, punto, andiamo a vedere, data time, dove eravamo, date ad esempio, quindi andiamo qui, punto date. Vediamo se ce la ritorna. Ok, come vedete, ci ha ritornato la data, oggi è il 5/1/2020, e quindi insomma qua per esempio potete, insomma, se i dati sono un'infinità, potete trovare lo spazio disco, eccetera eccetera, e quindi poi tramite questo parser JSON potrete avere accesso a un sacco di dati. E una cosa interessante che poi vedremo nei prossimi tutorial andiamo a vedere se la troviamo. Comunque, ad esempio, qua vi mostra il sistema operativo, e appunto potete dirgli se il sistema operativo è questo, fai la seguente azione, altrimenti fai un'altra azione, oppure potete lavorare appunto in base alle date, eccetera. Ma tutte queste cose vedremo più avanti, e per ora è tutto. Se questo tutorial vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.